Bologna Business School apre oggi il suo nuovo campus che è collegato non solo idealmente ma anche fisicamente attraverso questa scala monumentale con Villa Guastavillani, che è la sede storica, e possiamo dire che queste due aree rappresentano da una parte la tradizione, il legame con le radici e la storia, e dall'altra parte la prospettiva verso il futuro e verso l'innovazione. Il 50% dei docenti sono accademici, il 50% viene dal mondo delle imprese, offrendo così un tipo di esperienza formativa alle persone molto più ampia, che le aiuta a vedere le cose da diversi punti di vista. E questo campus complessivamente in questo momento sfiora i 27 milioni. La maggior parte degli investimenti vengono dai nostri partner, i nostri supporter privati. Una parte importante dell'investimento è l'autofinanziamento della scuola, e poi certamente c'è stato un importantissimo contributo della Regione Emilia-Romagna, che attraverso una legge ha riconosciuto l'interesse per quello che qui viene fatto per tutto l'ecosistema. Naturalmente Bologna è una città che in questo momento è proiettata verso l'innovazione. Non è stato facile, perché per essere gentili col territorio bisogna comunque fare un progetto che appunto è attento a questo rapporto anche di dimensione. Quindi è un edificio che è quasi tutto interrato, ha questa piccola copertura bronzata che ricorda un po' il colore della terra, quindi anche da lontano è un edificio che si inserisce in questo contesto, e credo che l'architettura debba essere questo, la capacità di inserirsi nei contesti senza essere volgare o arrogante, no? Quindi questo, e poi ha un buon rapporto anche dal punto di vista dell'insegnamento, perché è un edificio pieno di luce naturale, è un edificio che anche in un luogo seminterrato ha sempre queste viste col paesaggio, e poi è molto importante che le aule guardano fuori e guardano sempre le colline, no? Questo rapporto col paesaggio è un rapporto di cultura, no? E quindi anche per chi viene da fuori legge che è nel territorio bolognese, e le nostre colline sono la rappresentazione anche della nostra cultura. Questa scala, che è anche un teatro per poter fare le conferenze, la sala conferenze che può diventare anche il luogo di una grande riunione per l'insegnamento, questa, qui siamo nella mensa, però questa mensa è anche il luogo dove i ragazzi possono studiare, quindi l'idea è che usiamo al massimo con grande intensità lo spazio che costruiamo per costruirne meno. Nel momento in cui bisogna ragionare sulle infrastrutture di ricerca si mettono da parte i colori politici e si ragiona nell'interesse generale. Questo perché nel momento in cui abbiamo dei fondi da investire del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e una data di scadenza, il 2026, dobbiamo marciare tutti velocissimamente nella stessa direzione. Il Tecnopolo è il centro che noi abbiamo fatto come investimento governativo, che sta già influenzando la Bologna Business School, perché si tratta di tecnologie innovative e assolutamente evolutive. Bologna è riconosciuta grazie alla Business School nel mondo, qui si formano migliaia di manager. Stiamo lavorando molto per promuovere Bologna, città della conoscenza. Io stesso sarò negli Stati Uniti il prossimo mese. Grazie al Tecnopolo, alla Business School, alla nostra università, alle nostre imprese, Bologna sta davvero rappresentando l'Italia a livello internazionale, e oggi diamo nuovi spazi in un luogo incantevole per tutte le persone che dall'Italia e dal mondo verranno a studiare a Bologna. È stato un recupero e una restituzione della collina ai cittadini.